Buongiorno a tutti, io ringrazio molto innanzitutto appunto la direttrice, la dottoressa Califano e ovviamente come lei diceva mi aggancio immediatamente insomma, a questo spirito condiviso insomma, e anche mi piace molto l'espressione della collega Maria Luisa di queste alleanze in particolare sulla sostenibilità, perché effettivamente a volte è accaduto anche negli anni passati delle iniziative che ci hanno coinvolto, in realtà ci sono delle particolari coincidenze che poi ci fanno ritrovare a riflettere e a confrontarci su tematiche che si connettono e che ci connettono. In realtà io sono felice di questa cornice in particolare perché forse può rappresentare effettivamente un passo importante in un contesto di sensibilità alla sostenibilità che ci ha detto il delegato di questione del governo Civitavecchia e anche appunto, la collega Maria Luisa Saviano. Ovviamente con un orientamento che è quello tradizionalmente privilegiato alla sostenibilità ambientale e alle sue declinazioni, ma c'è una componente che è quella che poi vuole essere diciamo, il contributo più specifico che portiamo noi come studiosi, ma anche diciamo, attori attivi, quindi sul campo con i giovani, che è appunto una sostenibilità sociale nella quale i giovani, che si collega ovviamente anche a quella di contesto di ambiente, ma della quale i giovani rappresentano appunto una risorsa particolarmente rilevante, cioè un potenziale importante. Quindi vi dico la coincidenza particolare è proprio che nel fatto che in effetti quest'anno come osservatorio giovani appunto istituito ormai da 10 anni presso il nostro Ateneo avevamo in programma e purtroppo diciamo, coincidendo con il periodo proprio del lockdown non l'abbiamo potuto realizzare ma è soltanto diciamo, uno slittamento che anzi a questo punto con questa occasione va effettivamente a prendere, mi rendo conto, anche una veste diversa potrebbe prendere appunto nel suo sviluppo quando quest'anno appunto riusciremo a realizzarlo. E parlo di quella che noi avevamo intitolato la settimana della sostenibilità come evento non esitivo, cioè non per dire che appunto la sostenibilità è limitata ad una settimana ovviamente, ma per dire dedichiamo un'intera settimana al tema della sostenibilità in modo trasversale rispetto anche ai percorsi di studio e rispetto anche al pubblico destinatario. E quindi mi fa molto, molto piacere avere questa possibilità insomma, di lanciare, di mettere sul tavolo, prima di dire qualcosa su quella che è, appunto, vi dicevo, dei giovani, la sostenibilità anche sociale, oltre che ambientale, mi fa piacere cogliere questa possibilità per avviare un dialogo che sarà molto interessante da portare avanti sia insieme alla biblioteca e al CPE, ma anche rispetto appunto all'Ateneo nel suo complesso. Ed è un'iniziativa che noi immaginiamo, appunto, immaginavamo, avevamo progettato e faremo in collaborazione proprio con i giovani che sono nel circuito dell'osservatorio, in particolare attiva, ma che hanno una capacità di coinvolgimento rispetto a tanti segmenti di giovani, anche al di là, quindi più attivi e più coinvolti anche nella vita pubblica. Quindi questo è un momento importante, poi ci ragioniamo insieme e la costruiamo insieme meglio, vista questa possibilità appunto di alleanze per la sostenibilità, per realizzarla, perché sarebbe un'occasione ottima per poter accogliere nel nostro campus, che evidentemente è molto accogliente anche giovani che non sono studenti universitari, ma che possiamo coinvolgere e sensibilizzare rispetto a queste tematiche che sono comuni a tutti noi. E quindi questo per dire appunto che in realtà avremmo dovuto fare questa settimana della sostenibilità promossa proprio dai giovani, richiesta proprio dai giovani al di fuori dell'università, cioè nel senso che i giovani di circuiti attivi che non necessariamente sono giovani studenti universitari, e possiamo invece estenderla a questo punto all'intero
Ateneo ragionando su come costruire in un'ottica appunto di apertura anche di terzo emissore, possiamo dire, quindi di apertura al territorio, come già qualcuno prima di me appunto accennava, l'importante ruolo che la nostra volta svolge come agente anche di diffusione di conoscenza, di sensibilizzazione su temi che sono di estrema rilevanza. Io provo a condividere, come ho fatto ieri, diciamo, esserci, si spera, particolari problemi, condivido lo schermo per dire appunto, dare visibilità insomma, ad alcuni elementi di fondo che riguardano appunto, il contributo portato da noi, ovvero lo sviluppo sostenibile che passa per le nuove generazioni, giovani come destinatari e come risorse. Esatto, molto breve su gli elementi che voglio porre in evidenza, perché poi mi fa piacere, come anticipava appunto la direttrice, la dottoressa Califano, dare la parola ai giovani che collaborano alle attività di ricerca dell'osservatorio, perché abbiamo fatto un interessante approfondimento di ricerca su il tema della sostenibilità legata alla percezione che hanno i giovani quando interviene una variabile significativa purtroppo come quella dell'emergenza sanitaria. E quindi in realtà io farò una breve diciamo, panoramica di quelli che sono i temi che tutti noi immagino conosciamo nell'Agenda 2030 per capire come i giovani possono essere eletti in questa rispetto a questi punti, sia dal punto di vista, come diceva prima appunto nel mio intervento, di destinatari di iniziative che tendano appunto a migliorare la condizione della sostenibilità complessiva, sia come attori e quindi generazione target, quindi come destinatari, quando i giovani insomma, devono essere destinatari di policies, di interventi, di azioni volte alla sostenibilità, quindi nell'interesse dei giovani, sia come invece generazione promotrice di iniziative a beneficio ovviamente non solo dei giovani ma della comunità nel suo complesso. E quindi questo è un po' sono le due coordinate che io volevo evidenziare per dire anche come noi ci colloquiamo insomma, rispetto a questo e poi passare appunto la parola all'approfondimento che ci dice che cosa vedono i giovani oggi rispetto al tema della sostenibilità in particolare il tema sociale come vi anticipavo. In effetti la composizione che potremmo anche immaginare appunto una costituzione di questo manifesto che inquadra gli obiettivi della sostenibilità 2030 possiamo scomporla solo a scopo analitico e di riflessione comune. Ho provato a scomporla, abbiamo provato a scomporla per macro aree tematiche. Sicuramente ci sono tanti obiettivi che hanno a che vedere chiaramente con la sostenibilità ambientale, con quello che è che ci è stato anche ricordato in apertura, che sono degli impegni rispetto all'ecosistema, allo sviluppo economico sostenibile, a un tema dell'innovazione e della tecnologia compatibile con l'ecosistema. In questo è chiaro che i giovani, leggendo sempre le nostre due coordinate, sono da un lato coloro che attualmente al presente e ovviamente al futuro meritano, meriterebbero, dobbiamo far sì che abbiano in qualche modo un contesto che consenta loro una qualità della vita, una buona qualità della vita. E quindi gli interventi e tutte le policy che hanno a che vedere con questo tipo di azione e di azioni agiscono immaginando questi giovani appunto come coloro che arriveranno in quindi ragioniamo di lotta contro il cambiamento climatico, qualità della vita delle acque, la vita sulla terra, salute e benessere, l'acqua, l'energia, l'ecosistema, le smart city, le città sostenibili e il consumo e la produzione responsabile e ancora un tassello di imprese, innovazioni e infrastrutture, cioè un modo di fare impresa che sia anch'esso appunto compatibile ovviamente in relazione a quelle che sono anche le nuove tecnologie. Su questo mi
pare utile anche richiamare il contributo che spesso viene proprio da start-up, quindi di start-up che hanno una componente giovanile particolarmente significativa, rispetto appunto a quelle l'innovazione di prodotto, di processo, ma anche l'innovazione sociale. E infatti diciamo che da questo punto io che ci fa questa slide ho rappresentato soltanto ovviamente i principali esempi di contributo che danno i giovani sia al tema che appena citavo, appunto dell'innovazione anche sociale, quindi social innovators, la componente giovanile nel contributo all'innovazione, che appunto diciamo è l'ultimo dei tasselli, solo per soffermarci su qualche focus, perché ovviamente non possiamo approfondire tutto, però appunto il punto 9, dicevamo, ci parla appunto dell'impresa e dell'innovazione. Pensiamo a quanto contributo danno i giovani come risorse nel sviluppo di idee, in una creatività che sia legata appunto alla sostenibilità ambientale. Oltre naturalmente a tutto lo scenario ben noto, proprio perché nasce Greta e ne ho ovviamente il simbolo, da una sensibilità, citavo anche prima la direttrice e da una sensibilità che ci viene anche questa volta, nasce proprio dai giovani, sono loro che rivendicano appunto un diritto a un contesto che sia compatibile appunto con la qualità della vita. E quindi qui ci sono soltanto alcuni, ovviamente molti esempio, dei momenti, delle circuiti attivi rispetto a quello che è l'attivismo nella tutela ambientale, quindi la sostenibilità ambientale. Rubo giusto 2 secondi, perché poi 2 minuti, scusate, perché poi appunto mi fa piacere introdurre l'intervento successivo, soltanto dal punto di vista metodologico, poi ovviamente sarà la direttrice a coordinarci, ma diciamo che quello che l'osservatorio, in particolare in questo contesto, può dire come proprio portato, è la rilevanza che assumono alcuni degli obiettivi target della sostenibilità 2030, dell'Agenda 2030, rispetto alla sostenibilità sociale, cioè quello che è, diciamo, quelli che sono obiettivi che attengono innanzitutto a un miglioramento delle condizioni di vita, per condizioni di vita immaginiamo innanzitutto la lotta alla povertà, ovviamente alla fame, anche se questo è un discorso che anche l'Agenda 2030 focalizza maggiormente sulle condizioni effettivamente dei paesi di povertà, tradizionalmente vengono definito terzo mondista, ma tutto quello che in realtà si avvicina purtroppo è ovviamente di interesse globale a prescindere dalla sua localizzazione. Diciamo che oggi sconfiggere la povertà, soprattutto con la variabile che andiamo a introdurre fra poco, cioè per l'emergenza Covid, significa investe, è un discorso che investe globalmente, diciamo, la popolazione, in particolare come ci diranno i nostri dottori laureati triennali che provengono dalla Columbia e che stanno sviluppando un percorso appunto di laurea magistrale con noi, che si sono impegnati molto in questa ricerca che ha potuto comparare la visione dei giovani italiani rispetto ai giovani colombiani sul tema appunto della riduzione delle disuguaglianze, portando ovviamente un punto di vista peculiare, come sentiremo, quindi è molto importante a mio avviso capire cosa significa sostenibilità sociale, guardando dal punto di vista, da diversi punti di vista, in particolare tenendo conto, nel caso della nostra ricerca, di quelle che sono le condizioni evidentemente disuguali di vita, a partire appunto dalle condizioni di povertà, alla condizione di salute, alla condizione di istruzione. Questo chiaramente il gap e le diseguaglianze si acuiscono se guardiamo i risultati dell'analisi comparata appunto Italia-Colombia, ma naturalmente se parliamo di istruzione di qualità e quindi di sostenibilità sociale nel nostro paese, sappiamo molto bene che le aree di svantaggio proprio in funzione variabili emergenti e urgenti come quelli di una pandemia, aprono un divario che è quanto mai insomma
grave, preoccupante, rispetto al quale siamo tutti chiamati, insomma, a riflettere, a porre gli strumenti necessari alla sua riduzione. Quindi sostanzialmente l'istruzione di qualità, infatti, è uno dei temi centrali rispetto alla sostenibilità sociale. Questo richiama, diciamo, il ruolo delle istituzioni forti, che è un altro degli obiettivi delle istituzioni solide, che appunto significa scuola, significa reti anche di servizi anche territoriali, che siano appunto uguali, quantomeno insomma che siano a livelli di erogazione di servizi accettabili. E infine un discorso chiaramente fortissimo, quanto mai in periodi di emergenza come quelli attuali, che proviene dal basso, da quella che è la sussidiarietà, da quello che è il ruolo del terzo settore, e in un'ottica di cooperazione oramai imprescindibile. Quindi queste sono soltanto poi per chiudere appunto degli input visivi per capire sempre il discorso del componente giovanile, sia appunto come destinataria, perché tanti giovani, pensiamo appunto soltanto alle diseguaglianze sociali nelle aree di disagio, non sono le uniche ovviamente, quanto questi giovani abbiano bisogno appunto di essere seguiti, di essere colmati nelle loro mancanze che vanno appunto dalle reti istituzionali di supporto a quelle scolastiche, a quelle del lavoro educativo fuori dei circuiti tradizionali, e infatti qui sono esempi di network per dire che sono tutte realtà giovanili dove bisogna avere una particolare attenzione, considerando appunto, come dicevo, i giovani come generazione target. Dall'altro lato, i giovani come generazione di risorse, perché negli stessi contesti che stiamo osservando, dove c'è una grande difficoltà dei giovani, in realtà notiamo che sono i giovani stessi con la loro capacità di costruire interventi innovativi, quindi la social innovation che richiamavo prima, a trovare anche modelli, anche a sperimentare e a consolidare nel tempo quei modelli di intervento che rispondano a criteri di sostenibilità sociale, ovvero a mettersi in gioco, a costruire imprese sociali e a trovare metodi nuovi. Pensiamo qui c'è il tour, ma ce ne sono ovviamente tantissimi, anche di usi nell'arte, nella musica, della cultura, ma non soltanto, tutto quello che è anche pratica, e pratica anche fisica. Citavo prima appunto le attività circensi, ma ce ne sono lo sport ovviamente. Sono tutti strumenti che poi danno vita all'educazione non formale, che servono appunto a arginare questo gap e a rendere appunto sostenibile, a cercare di dare una risposta all'obiettivo di sostenibilità sociale. Ovviamente dicevo già prima che i giovani rappresentano un potenziale, quindi per chiudere penso, magari chiedo la direttrice, insomma, siamo in linea con i tempi. In effetti, io direi soltanto, introdurrei soltanto metodologicamente quello che diranno adesso i gruppi. Ok, allora interrompo la condivisione. Il gruppo di, dello schermo, il gruppo di lavoro che ha appunto collaborato con l'attività dell'osservatorio rispetto alla ricerca sulla percezione che hanno i giovani di cambiamento sociale, al sopravvento purtroppo, diciamo, di gravità estrema dell'emergenza sanitaria. Quindi chiaramente noi siamo andati a selezionare per questa occasione soltanto il tema dell'eguaglianza, delle diseguaglianze che emergono nella percezione dei giovani, cioè cosa i giovani pensano, dove si annidano le maggiori diseguaglianze sociali, sia dei giovani italiani, un campione rispetto ai giovani italiani, si tratta di un'analisi qualitativa ovviamente, praticata dal punto di vista metodologico e tecnico attraverso l'analisi del contenuto, di testi scritti dai giovani, quindi campione italiano, 100 studenti colombiani, ovviamente va parametrato alla tecnica qualitativa che va ad analizzare appunto dei test scritti da questi ragazzi che hanno partecipato alla ricerca. Quindi saranno presentate le principali diseguaglianze evidenziate dai giovani e come queste diseguaglianze
disuguaglianze si legano a tanti aspetti, a tante sfaccettature della sostenibilità. Io mi sento